In Serie C2, nel girone D, qui abbiamo la capolista, diamo subito il quadro, l'arcobalenoistica è in vetta in classifica, però è in vetta col Città di Scicli e Villasbondo. Esatto, e vorrei, anche se fosse un po' troppo presto, sbilanciarmi e dire che saranno queste secondo me le tre squadre che si contenderanno la vittoria finale. L'outsider potrebbe essere il Città di Sortino, che con la sua squadra giovane, potrebbe confermare il campionato dello scorso anno, ma i giovani dell'arcobaleno Ispica hanno dimostrato di... Falla questa domanda al mister allora, Hanno falla, perché lo giocato... so che l'hai preparata, questi giovani che stanno furoreggiando in questo girone D. Esatto, una squadra di 97 e 98. Il tuo lavoro, mister, è encomiabile. Che dice il mister di questa cosa? Ma sono Non è sorpreso, rischioso anche un po'? abbiamo rischiato lo scorso anno quando abbiamo preso la squadra allievi 97-98 e l'abbiamo fatta giocare in Giugno, però abbiamo preventivato anche la retrocessione che poi è venuta, però abbiamo fatto un lavoro di crescita che già peraltro io questi ragazzi li alleno dai giovanissimi, quindi questo è inizio il Conosci quinto vita, morte e anno. miracoli. Sì, ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi splendidi, che il gruppo è rimasto compatto in questi anni, che capiscono, non si demoralizzano di fronte a una sconfitta, hanno affrontato con entusiasmo lo scorso anno, è stato un anno bellissimo, quindi al di là della retrocessione si è cimentato il gruppo, si è lavorato bene e i risultati stanno arrivando. Anche Mi perché sorprendono, però stanno arrivando. la società credo che, insomma, si sta fidando, no, di questo progetto, Presidente, cioè il fatto di puntare tutto sui giovani, su questa classe 97 è un po' rischioso, però se riesce, fate Ci abbiamo creduto da subito, appena ho accolto l'invito di Fabio, ho creduto subito nei giovani e in Fabio che è il cuore e la mente di questi ragazzi. Questo vuol dire che sicuramente il vostro settore giovanile, qui me lo confermerà anche Alessio, è sicuramente una fucina, no? Perché riuscire a trovare un allenatore che porta quasi dai giovanissimi alla Certo. Serie C2 un gruppo, vuol dire programmazione, e quando c'è programmazione... Ettore, io circa 3-4 settimane fa scambiavo quattro chiacchiere con mister Fabio Lorefice e gli dicevo che questa squadra avrebbe fatto un gran campionato, avrebbe lottato per i vertici della classifica. Lui mi diceva che era fiducioso del lavoro che aveva fatto, ma che chiaramente comunque una squadra di giovani, sempre magari un po' l'esperienza non aiuta, la poca esperienza. Il campionato sta dando ragione a me queste prime del giornale. Io volevo fare un appunto. Un personaggio illustre 2 anni fa qui a Penalty ha parlato di Juventus e Catania, la Juventus campione d'Italia e il Catania che era retrocesso. E ha detto che se Conte avesse allenato il Catania e Pellegrino avesse allenato la Juventus, il risultato non sarebbe cambiato. Io non sono d'accordo, la figura dell'allenatore è una figura fondamentale e mister Fabio Lorefice ne è la prova, ha trascinato un gruppo, ma questo gruppo non avrebbe dato quello che sta dando in questo Assolutamente. momento se non avesse avuto un'educazione e un sistema di gioco che solo lui sta dando. Devo Grazie. salutare il presidente dell'Arcobaleno Ispica, sperando e promessa solenne di averlo con più tempo all'interno di Penalty. Purtroppo oggi la Grazie, trasmissione si è grazie. prolungata, Coglieremo quindi l'invito sicuramente. rinnovo l'invito già subito in diretta, stesso discorso con il mister, magari tra Grazie. qualche settimana con ulteriore punteggio in classifica. Quindi un ringraziamento particolare al presidente dell'Arcobaleno Ispica, Angelo Galifi, e al mister Fabio Lorefice. In bocca al lupo per la stagione. Grazie.